Buonasera. Puntata numero 71 di Incontro con, una carrellata per chi ci segue ormai dal lontano 1 luglio 1978, su personaggi del mondo della cultura e dello sport. Questa sera l'ospite che starà con noi e con voi è il signor Umberto Antonetti, presidente provinciale del CONI, che in passato è stato un brillante atleta della Rarinantes L'Aquila e ha praticato nuoto e pallanuoto. Periodo, diciamo, siamo in tema, in clima, in questo periodo di revival che possiamo inquadrare dal 46 al 50. Poi dal 65 al 66 Umberto Antonetti è stato dirigente dell'Aquila Sci Gran Sasso e attualmente è ancora presidente regionale della Federazione Sport Invernali, una carica altamente prestigiosa ma che comporta delle preoccupazioni, degli impegni chiaramente di una certa entità e anche gravosi. Allora, presidente, grazie anzitutto di essere con noi, siamo nel mondo dello sport e quindi saranno in molti questa sera a sentirci, o meglio a sentire lei, su questa nostra conversazione che faremo e che chiaramente si inquadrerà o cercherà meglio di inquadrare i compiti, la struttura e le funzioni del CONI, cioè del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. A lei la parola per un po' dare una prima risposta a questa mia prima domanda, un po' per rompere il ghiaccio e per chiarire anche queste funzioni che molti non conoscono. Innanzitutto sono io che ringrazio RTA dell'ospitalità che mi ha concessa, anche perché mi dà la possibilità di un colloquio anche se a distanza con i giovani che vivono la vita quotidiana dello sport e di essere a contatto anche con coloro che dedicano la loro attività, il loro tempo libero, mi riferisco ai dirigenti sportivi, al servizio dello sport e della nostra gioventù. I compiti istituzionali del CONI sono la preparazione olimpica, questa è a conoscenza di tutti, ma nella preparazione olimpica intendiamo anche quale organo periferico di questo poverismo sportivo, anche la preparazione di base. Gli altri compiti istituzionali del CONI sono la preparazione e il coordinamento di tutte le attività dello sport, ne disciplina anche tutte le varie fasi con la collaborazione dei presidenti, dei rappresentanti delle federazioni sportive nazionali. E naturalmente quando parliamo di preparazione di base entriamo nelle tre punte di diamante del CONI. Mi riferisco ai centri Olimpia, centri di avviamento allo sport, nuova istituzione, recente istituzione del CONI, e ai giochi della gioventù. Ecco, vogliamo meglio addentrarci su questi temi molto interessanti e stimolanti. Centri Olimpia, cosa sono? I centri Olimpia sono delle strutture di carattere polivalente nell'ambito di tutte le discipline sportive. Vive cioè il centro Olimpia una vita culturale ed associativa, evita cioè la specializzazione, non vuole nel modo più assoluto, anzi, cerca in ogni modo di evitare l'impatto tra il giovane e la pratica sportiva agonistica. Quindi il CONI, le strutture del CONI hanno individuato in questi centri Olimpia tre cicli. Il primo ciclo vuole essere una prima esercitazione di imitazione della pratica sportiva e si riferisce a giovani che vanno dai 5 ai 6, 7 anni. Poi c'è il secondo ciclo, sempre di carattere polivalente, vuole essere un ciclo all'incirca corrispondente alle fasi della scuola elementare, della quarta, quinta elementare, e vuole essere una forma di attività presportiva.
Arriviamo poi infine alla terza fase, al terzo ciclo, che interessa i giovani dai 10 ai 12, 13 anni e vuole essere un indirizzo di carattere sempre polivalente dell'attività agonistica, ricreativa. Successivamente interessiamo ed coinvolgiamo in queste attività anche le società e le federazioni sportive. Ed entriamo quindi nel campo dei centri di avviamento allo sport, istituzione del CONI del 1979, che vuole indirizzare il giovane alla vera pratica agonistica. Quindi vuole essere non un'attività di specializzazione specifica, vuole essere un primo indirizzo all'attività agonistica, al voler far indossare, ad esempio, un pettorale di gara ad un giovane dai 12, 13, 14 anni. Quanti centri Olimpia attualmente sono in funzione nella provincia dell'Aquila? Nella provincia dell'Aquila ce ne sono attualmente 30, di cui 27 autorizzati nel mese di settembre e altri 3 nel mese di ottobre. E nell'ambito regionale ha qualche cifra? Non so con precisione, penso però che la provincia dell'Aquila sia una delle 4 province che abbia il maggior numero di centri di avviamento allo sport. E lo stesso di avviamento allo sport ne abbiamo 47 ed è senz'altro il maggior numero che riguarda le 4 province. Bisogna avere delle caratteristiche particolari, come società voglio dire, per chiedere di far parte di questi centri Olimpia. Dunque, i centri Olimpia sono autorizzati da un'apposita commissione, commissione Centro Olimpia, dove la commissione, una volta esaminate le istanze da parte di società sportive, di enti locali, di scuole anche, di istituti religiosi, una volta viste le strutture e le disponibilità di Centro Olimpia, ossia devono essere in condizioni di poter usufruire di palestre messe a disposizione dagli enti locali o dalla scuola, quindi una volta individuati gli istruttori, i preparatori di questi Centri Olimpia, autorizza l'apertura. Naturalmente sarà compito del Comitato Provinciale del CONI fare delle indagini conoscitive successive a questa autorizzazione. Lei ha parlato, Presidente, di scuola, ha citato, ha messo un po', mi ha fatto venire la domanda, una domanda spontanea, a proposito dei rapporti tra CONI e scuola. Attualmente qual è la situazione nell'ambito della provincia aquilana e se può fare qualche riferimento a livello regionale, abruzzese? Guardi, ritengo che i rapporti fra CONI e scuola sono più che ottimi. Nella provincia dell'Aquila abbiamo avuto il provveditore agli studi, l'avvocato Oddi, e l'attuale provveditore agli studi dell'Aquila, con i quali siamo in ottimi rapporti perché sono aperti ad ogni discorso di carattere sportivo. Dottor Molinari. Esatto. Abbiamo poi il coordinatore di educazione fisica, il professor Nicola Bruno, il quale è un validissimo collaboratore e del Comitato Provinciale del CONI e di tutti i nostri organismi che riguardano le varie attività discipline sportive. Naturalmente la sua domanda, senza alcun dubbio, vuole forse portare in campo quella grande manifestazione, importante manifestazione. I Giochi della Gioventù. I Giochi della Gioventù, che sono organizzati in collaborazione fra la scuola e il CONI. Le dico subito che nel 1978-79 ha coinvolto circa 11.000 bambini, quindi ha coinvolto tutto il mondo della scuola, tutto il mondo dello sport provinciale e quindi parliamo di federazioni sportive, parliamo di dirigenti di società sportive, parliamo degli insegnanti di educazione fisica che hanno dato tutto il loro apporto alla conclusione e realizzazione di questa importantissima manifestazione. Parlato di dirigenti sportivi, in una recente tavola rotonda al Panadon Club abbiamo ascoltato un po' una serie di relazioni fatte da vari responsabili. Tra i vari punti messi a fuoco, la mancanza di dirigenti,
Lei di che parere è? Sì, effettivamente pensiamo di attraversare un periodo difficile della vita dirigenziale delle società sportive e anche delle federazioni sportive. Io ritengo però che sia un periodo di così che passerà nel breve tempo, perché queste nuove strutture volute dal CONI e create anche nell'ambito della scuola torneranno a beneficio di tutte quelle iniziative che i dirigenti delle società oggi si vedono molto spesso difficilmente realizzate, e ci porteranno in campo anche nuovi elementi, le nuove generazioni che si dedicheranno senza alcun dubbio. È chiaro che servono, dello sport. Servono parecchi dirigenti competenti, servono anche istruttori, professori qualificati, servono un po' questi supporti perché appunto lo sport sia fatto e sviluppato da un numero sempre più massiccio e crescente, visto che lei ha parlato di Olimpiadi, dei giochi della gioventù, Olimpiadi della gioventù sono stati ribattezzati questi giochi della gioventù, proprio per incentivare, per mettere in condizione i ragazzi di oggi di proseguire sulla strada dello sport e allontanarli un po' dal vizio e da tutti quei disadattamenti, da tutti quegli aspetti negativi che purtroppo nella società di oggi siamo abituati a vedere. Chiaramente questo dello sport dovrebbe essere un punto molto importante su quale diciamo tutti dovremmo sviluppare un discorso più concreto. Voglio dire, il CONI in prospettiva ha in animo di potenziare questo discorso? Guardi, il CONI innanzitutto dobbiamo incominciare a precisare, una precisazione che faccio anche a me stesso, che è la Federazione delle Federazioni Sportive Nazionali. Non è un organo tecnico, gli organi tecnici del CONI sono le federazioni sportive, e oggi avverte sia la federazione sportiva sia la società sportiva di una stessa federazione avvertono una certa difficoltà nel reperire i tecnici. Abbiamo avuto modo di incontrarci molto spesso con i dirigenti delle federazioni, i dirigenti delle società, e molte federazioni hanno preso un'ottima iniziativa di iniziare dei corsi per tecnici di quella federazione. Sono certo, sono pienamente convinto, che nel giro di un paio di anni almeno sarà possibile realizzare nell'ambito di tutte le federazioni, io mi riferisco alle federazioni della provincia dell'Aquila perlomeno, a corsi di riqualificazione, di aggiornamento dei vari tecnici. Quindi voglio dire, il CONI in questo caso, ha detto bene lei, può sta a capo di, meglio, una federazione delle federazioni, le ha detto, ma diciamo può chiaramente fare da pungolo, da stimolo, può incentivare, certo, sollecitare e fare in modo che questo sport a livello diciamo non agonistico ma ricreativo, ludico, dai 5-6 anni in poi possa essere fatto non solo da pochi ma da molti, sempre questo numero che lei ha citato prima, 11.000 bambini, potrebbero essere molti di più. Indubbiamente. E prevenire quelli che sono i mali del secolo, cioè i cosiddetti paramorfismi che oggi sono un po' un dramma di tante famiglie. Ma Presidente, lei ha parlato di federazioni, ecco, mi ha fatto venire in mente un'altra domanda. Palazzo delle Federazioni, qui all'Aquila sappiamo che si realizzerà a breve scadenza da parte del Comune, anzi noi abbiamo fatto anche un incontro con l'assessore allo sport e con alcuni tecnici e dirigenti. Chi accoglierà questo Palazzo delle Federazioni? Noi abbiamo anche la possibilità, se la regia adesso è pronta, di mandare in onda, ecco, lei lo vede sul nostro monitor, ce lo descriva, ce ne parli, Presidente. Dunque, guardi, attualmente la sede del Comitato Provinciale del CONI dell'Aquila ospita un certo numero di federazioni sportive nazionali, comitati provinciali e comitati regionali.
Ed è indispensabile, a giudizio del CONI, a mio giudizio personale, che ci sia un continuo contatto fra dirigenti federali e rappresentanti del CONI. Quindi questo palazzetto delle federazioni ospiterà tutte le federazioni sportive nazionali della provincia dell'Aquila, i regionali, i comitati regionali e i comitati provinciali. Sarà possibile soltanto in questo modo vivere una vita comune fra i dirigenti di tutte le attività e federazioni sportive. Ci sarà quindi questo continuo dialogo fra rappresentanti del CONI e rappresentanti delle federazioni. Soltanto in questo modo potremo risolvere i vari problemi che di giorno in giorno si rappresentano nell'ambito delle federazioni, e quando parliamo di federazioni parliamo di società sportive, quindi parliamo di atleti. Ospiterà quindi tutte le federazioni, ospiterà 23 comitati provinciali e regionali di federazioni, inoltre ci saranno alcuni locali riservati al Comitato Provinciale del CONI dell'Aquila. In questo Palazzo delle Federazioni dovrebbe sorgere, sorgerà località Acquasanta, con un potenziamento dell'attuale campo di rugby, e anche sono previsti dei campi di tennis e palestre. Una cifra, se ben ricordiamo, ci parlò l'assessore allo sport intorno agli 800 milioni, ma si diceva che era una cifra insufficiente per portare a compimento un'opera così grande. Ecco, vogliamo chiarire un altro concetto. Il CONI, in questo caso, Presidente, interviene con dei contributi o no? Nel caso particolare non interviene con contributi. Anzi, nel caso particolare c'è un rovescio. È il Comune dell'Aquila che ha concesso a titolo gratuito al CONI circa 2.000 metri quadrati di terreno per la realizzazione e la costruzione del palazzetto delle federazioni. Ma il Comune dell'Aquila si è dimostrato anche sensibile in altre occasioni nei confronti della città dell'Aquila, nei confronti degli sportivi, nella realizzazione e trasformazione della pista di atletica leggera di Piazza Dani. In quel caso il CONI è intervenuto con la concessione di 30 milioni di contributo, come è intervenuto anche il Ministero della Pubblica Istruzione con la concessione di 50 milioni. Quindi c'è questo scambio di sensibile cortesia tra l'amministrazione comunale dell'Aquila, a quale va il mio personale e particolare ringraziamento, e il CONI, in questo scambio di cortesie nella realizzazione di strutture ed impianti che interessano la vita del mondo dello sport. Senta, lei parlava di organismi del CONI all'inizio, e gradirei che chiarisse ancora un altro concetto a proposito delle quelle commissioni che fanno parte di questi organismi e quali compiti hanno in modo specifico queste commissioni, perché svolgono una funzione abbastanza importante, mi sembra. Dunque, guardi, le strutture generali del Comitato Provinciale del CONI dell'Aquila, quindi di tutti i comitati provinciali del CONI d'Italia, sono queste: il SIS, Servizio di Impianti Sportivi, ed è l'organo tecnico che esprime pareri di carattere funzionale e tecnico di tutti gli impianti sportivi che vengono realizzati nell'ambito della provincia. Ed è formato da? Un ingegnere, l'ingegnere Claudio Botta, ed un geometra, il geometra Francesco Felici, che fra le altre cose sono anche membri del Comitato Provinciale del CONI. Poi abbiamo il Consiglio Provinciale del CONI. Il Consiglio Provinciale del CONI che è formato dai presidenti di tutte le federazioni provinciali e regionali. È presieduto da me questo Consiglio Provinciale e esprime un suo parere sulla autorizzazione di apertura dei centri di avviamento allo sport. Decide, se ben ricordiamo, di dare dei contributi, l'entità di certi contributi straordinari, vero? Ecco, riconosce ed autorizza l'apertura dei centri di avviamento allo sport e poi, a conclusione, durante il periodo di svolgimento di questa attività, esprime il suo parere sulla concessione di contributi a questi centri di avviamento allo sport. Poi ci sono le commissioni provinciali, come quella per esempio dei Giochi della Gioventù, vero? Esatto. Questa commissione provinciale dei Giochi della Gioventù è presieduta dal provveditore degli studi dell'Aquila, fanno adesso capo quattro insegnanti di educazione fisica, quattro
insegnanti della scuola elementare, rappresentanti di enti di promozione sportiva e rappresentanti della stampa sportiva ed altri personaggi in questo momento mi sfuggono. In ogni modo, questa commissione programma le varie fasi provinciali dei giochi della gioventù. Poi c'è l'apposita commissione Premiconi, che è composta da 5 rappresentanti di federazioni sportive nazionali, rappresentante della stampa sportiva, ed esprime un suo parere sulla concessione di contributi d'ufficio o a domanda delle società sportive nazionali. Senta, a proposito di questi premi CONI, questa commissione che opera, come si regola quando deve dare dei premi a questo riguardo? In base all'attività e ai risultati svolti dalle società. Cioè una documentazione anche, risultati tecnici? Risultati tecnici, risultati di rilievo, non nel campo provinciale, ovviamente, in campo regionale e meglio ancora se in campo nazionale. I premi CONI 79 sono stati già assegnati? No, ci sarà la riunione della commissione provinciale il 10 del prossimo di questo mese. 10 dicembre? Il 10 dicembre, sì, e provvederà alla erogazione di questi premi. Ecco, quindi lei ha tracciato in modo molto chiaro, esauriente, il quadro di questa struttura, di questo organico del comitato provinciale del CONI, delle varie commissioni Centri Olimpia, della commissione provinciale giochi della gioventù e della commissione premi CONI. A conclusione, presidente Antonetti, vorrei così chiederle qualche altra cosa, ma di carattere un po' fuori CONI, personale. Lei il tempo libero, quel poco che ha a disposizione, come lo trascorre? Dentro la sede del comitato provinciale del CONI dell'Aquila. Quindi continuando a lavorare. Continuando a lavorare, è un hobby, è uno dei tanti hobby che può avere una persona comunissima, io sono una comunissima persona, che fa per hobby questa attività, la svolge nel suo tempo libero, perché anch'io ho un'attività, il mio tempo libero la dedico al servizio dello sport. E senta, lei diciamo all'inizio è stato un brillante valido atleta, si è dedicato molto al nuoto e alla pallanuoto. Secondo lei da che cosa dipende questa crisi della pallanuoto all'Aquila? Potrebbero essere molte le ragioni. In ogni modo ritengo che sia una crisi passeggera, perché all'Aquila ci sono 4 società di nuoto che si stanno in questi giorni incontrando su mia sollecitazione e certamente troveranno un punto di incontro e di intesa a che alcune di queste forze dirigenziali di queste società si dedichi alla pallanuoto e le altre invece si dedicano esclusivamente al nuoto. Quindi è diciamo ottimista su certo, questo senza alcun dubbio. Discorso. E io sono ottimista per natura, in questo campo specialmente. Davvero sportivo, insomma. Sì, certo. Diversamente non faremo di queste cose. Senta, prego. E senz'altro, guardi, io sono convinto che nel 1980 ci sarà una bella società che seguirà in modo particolare la pallanuoto. Ne ha parlato dell'80, significa che sono prossime le Olimpiadi di Mosca, l'80, e finisce con la fine delle Olimpiadi, appunto, poi l'80 di Mosca, finirà anche la sua suo quadriennio olimpico, la sua carica. Un presidente può essere riconfermato nell'ambito del CONI, questa carica? Sì, può essere riconfermato, in ogni modo questo sarà compito dei presidenti provinciali delle federazioni che dovranno eleggere il nuovo presidente provinciale del CONI. Ma noi ci auguriamo che presidente Umberto Antonetti possa rimanere un posto che sinora ha mantenuto con molto valore, molto prestigio, dando un tocco, uno stile, una classe, con la sua signorilità, col suo modo di fare, che appunto si è garantito, diciamo, la simpatia e l'affabilità da parte di tutti gli sportivi e anche non, soprattutto la parte di dirigenti, di coloro i quali ravvisano, vedono, notano in questo presidente una persona molto attenta, oculata, direi dinamicissima, e queste sono caratteristiche essenziali, basilari,
per chi opera e vive nell'ambito dello sport. Io la ringrazio per questo suo incontro e spero che voglia venire ancora a farci così una gradita visita quando al termine del quadriennio olimpico verrà a festeggiare la riconferma come presidente provinciale del CONI. Io la ringrazio di questo augurio e vorrei approfittare di questa circostanza, di questa meravigliosa occasione che lei e RTA mi hanno concessa, per rivolgere un invito a quella meravigliosa gioventù dell'Aquila che molto spesso vediamo sotto i portici, a trascorrere il loro tempo libero senza nulla fare. A questa meravigliosa gioventù l'invito di venire in questa meravigliosa, grande famiglia dello sport, a fianco di quei giovani che credono ancora in queste cose essenziali, la vita dello sport, la vita degli onesti. Bene, con questo invito molto importante chiudiamo la trasmissione. Grazie della cortese attenzione, buonasera.